Io sono Virginia Ryan, sono un'artista nata in Australia e cittadina anche italiana. E, dagli anni 90 vivo in Italia ma anche molto in Africa e poi ho vissuto anche in molti altri paesi, no? E ho lavorato anche come artista. Virginia è una nomade, ma nomade non solo perché nata in Australia, ha vissuto in altri continenti, l'Europa e negli tempi recenti l'Africa, ma è proprio un'artista che ha viaggiato tra culture diverse. Infatti io vorrei avere un passaporto dove è scritto Nazioni Unite degli Artisti, perché è il mondo al quale io penso di appartenere, come tante persone che conosco. Anche persone che sono fisse in un posto possono, no? Viaggiare con l'immaginazione. Il culto della sirena è molto forte, è venuto con le prime navi sulla prua, c'erano delle sirene che poi apparivano, no? E come spesso succede in società litorali e anche africane, qui hanno subito appropriato queste immagini e hanno fatto loro. E, da lì, per esempio, con le navi dei schiavi, è partita andata in Haiti, in Cuba, in Brasile, insomma, questa è una tradizione che è venuta dall'Europa, ma poi si è diffusa in tutto il cosiddetto nuovo mondo. L'interesse di Virginia è stato quello, proprio di sottolineare la concomitanza di alcuni caratteri di queste figure mitologiche, sia in Occidente che in Africa. Le sirene sono la metafora dei pericoli della navigazione e di conseguenza delle difficoltà della vita, dell'esistenza, quindi del viaggio esistenziale. Uno degli artisti che è molto conosciuto in Italia ed è anche presente quest'anno, l'anno scorso, al Biennale di Venezia con Ghioni, è Frédéric Bouly-Boisbré. In questi anni abbiamo scambiato diverse visite e a un certo punto con il mio lavoro sulle sirene raccontavo di questo e lui ha gentilmente, molto generosamente fatto 7 immagini di 7 sirene di diversi colori che noi abbiamo deciso come omaggio a questo grande protagonista dell'arte moderna e contemporanea dell'Africa occidentale, di presentare questi in conversazione con la mia installazione Surfacing. E voilà, questa è una delle immagini, questa è la sirena con il fondo giallo. E questo lavoro comunque è interessante perché esce anche fuori dei grandi cicli che lui fa e per la quale è molto conosciuto. Capital Radio.